2 le notizie vere annunciate da Carlo Ancelotti nella conferenza pre-gara. La prima riguarda Lorenzo Insigne: non ha un problema grosso, ma non sarà disponibile per Udine. In questi giorni lavorerà in sede modo da poterlo recuperare per la gara di Champions contro il PSG. L'attaccante della nazionale si è fermato per un affaticamento muscolare, avvertito nell'allenamento di ieri pomeriggio. È stato sottoposto a controlli ecografici che, comunque, hanno escluso lesioni. La seconda riguarda Nicolò Barella, il centrocampista del Cagliari. Lui è sicuramente più forte dell'Ancelotti giovane, dice il tecnico del Napoli. Di sicuro è un giocatore per una grande squadra, per il Napoli, tanto per intenderci. Senza calcoli, la trasferta di Udine è sicuramente un punto di partenza di una settimana di grande interesse per il Napoli. La mia priorità è di restare competitivo su tutti i fronti. Per la formazione, terrò conto di chi è rimasto qui a lavorare in queste 2 settimane. Li ho tutti a disposizione, tranne Insigne, un ase Luperto. Sulla questione contrattuale e la possibilità di allungare di altri 3 anni l'attuale accordo, già triennale, Ancelotti ha divagato: non è una questione che in questo momento sto valutando, ho la partita di Udine dopo quella di Champions col PSG. Mi trovo bene qui, così come mi trovo bene con De Laurentiis, quindi, il resto verrà di conseguenza. È un percorso che è appena cominciato e che può essere migliorato. La 10. Ancelotti è intervenuto anche sulla possibilità di far vestire la maglia numero 10 a Lorenzo Insigne, quella che la società ha ritirato in onore di Diego Maradona. Sapete meglio di me cosa ha rappresentato Diego per questa città, quindi, dovrebbe essere lui ad acconsentire. Per me si può rimanere tranquillamente senza assegnarla.